Allora, innanzitutto presentiamo un pochettino quello che faccio io. Allora, di solito noi perdiamo un po' più di tempo per delle cose, diciamo, un po' più trash rispetto a questa cosa che ha organizzato Stefano e buon Simone in collaborazione con noi del Pioneste Studios. E... usiamo il microfono? Volete usare il microfono? Forse vuoi la telecamera? È la telecamera, ma io ho il vocione. Io ho il vocione, ti sento. Vabbè. Allora, quindi dobbiamo essere seri, ok? Buonasera. Salve, seri. Ah no, dicevo, a parte gli scherzi, siamo seri. Sì. Allora, noi di solito del Pioneste Studios ci occupiamo di cinema e spettacolo, ok? Quindi roba amatoriale sia sul, diciamo, sul settore cinematografico che musicale. Obiettivamente non c'entrava assolutamente nulla una presentazione letteraria comunque di due autori con noi. Però, bene o male, noi diciamo che l'abbiamo fatto un po' per amicizia, un po' per, diciamo, anche voglia di cambiare un po', e fare qualche cosa anche di serio. Quindi, con l'occasione, vi presento Stefano Ranucci, che è l'autore, per chi non lo conosce, che è l'autore di Fisica dell'altro mondo. Poi il sottotitolo non lo diciamo, perché sono troppo professionisti. Va bene. Esatto, bisogna... E poi abbiamo Simone Sperduto, l'autore di Qual di Titano. Ok? Oggi vi intervistiamo, facciamo delle domande che ho preparato io, leggendo qualche cosa, qualche recensione, qualche parte del vostro libro, specialmente il tuo, perché ce l'avevo, sono onesto. Ho provato a comprarlo, però in libreria non ce l'avevano. Notizia positiva è che l'avevano venduti tutti. Quindi è una cosa super positiva questa, eh? Come no? Ok. Ok, allora cominciamo con Stefano, che ci racconterà, insomma, del suo mondo. Prego, dottore, vada. Allora, si sente? Sì. Allora, io, vabbè, come ha detto Pizza, sono Stefano Ranucci, diciamo, io e Simone Giorgi abbiamo fondato questa associazione per quanto riguarda comunque lo studio dei fenomeni paranormali nel 2004, e da quel momento, diciamo, abbiamo avuto una formazione che, diciamo, è durata nel tempo, e piano piano, diciamo, ci siamo fatti conoscere in tutto il territorio nazionale. Infatti da già all'incirca 5 anni collaboro con due riviste nazionali, le riviste Phoenix e le riviste X-Time. Phoenix di Adriano Forgione e X-Time di Lavinia Pallotta, e da lì poi è nata, diciamo, questa passione anche, diciamo, per lo scrivere, e diciamo questo anno è uscito questo libro, Fisica dell'altro mondo, il quale, diciamo, racchiude più o meno 10 anni di indagini e, diciamo, studi che abbiamo fatto, insomma, tutto questo tempo. Allora cominciamo, io, siccome sono un po' più terra terra e devo far sempre prevalere il mio lato trash, mi siedo per terra, così ti do proprio l'importanza, come ai vecchi tempi. Ok, allora partiamo dalla prima domanda. Ok, il paranormale è un fenomeno di cui tutti abbiamo sentito parlare, no? Quindi entriamo subito a gamba tesa sull'argomento, senza problemi e senza cose, diretti. Che cos'è il paranormale? Come c'è scritto dietro al tuo libro, esistono i fantasmi? Come domanda è abbastanza, diciamo, bella, complicata. Diciamo intanto che sì, è facile, diciamo, parlare di paranormale, nel senso che ormai, diciamo, oggi come oggi, tramite comunque la televisione, radio, insomma, anche i telefonini, le informazioni sono alla mercé di tutti. Poi però quali informazioni andrebbero seguite e quali no. E diciamo che diciamo il nostro gruppo e diciamo io proprio come persona non mi definisco comunque un ricercatore di paranormale, ma in realtà comunque sono studioso dei fenomeni fisici conosciuti, perché per prima cosa, prima di parlare di paranormale, comunque bisognerebbe conoscere prima ciò che è in realtà normale.
Sì, questo libro, diciamo, parla di paranormale, però da un punto di vista scientifico. E infatti io in genere faccio sempre questa precisazione, che cioè tutto quello che esiste in natura è naturale, quindi di conseguenza anche i fenomeni che sembrano essere paranormali in realtà sono fenomeni che esistono e quindi sono naturali. E a differenza quindi anche di tanti altri gruppi, noi non ci definiamo costante, che è un termine americano nato da Hollywood, quindi dal cinema, che definisce più l'aspetto scenografico rispetto a quello che invece facciamo noi, che è la ricerca quella vera e propria. Noi abbiamo scritto in questo libro anche delle teorie che spiegherebbero un po', diciamo, anche l'esistenza dell'aldilà, anche se poi sono informazioni di fisica teorica, non sono dati certi, perché ovviamente è impossibile discernere non è facile morire e tornare per raccontarlo, quindi ancora non hai avuto l'esperienza di morire per poi ritornare, vorrei più lontano possibile come esperienza, se poi no, perché siamo entrati appunto nel discorso della morte, no? Quindi per ricollegare la domanda 2. Ma quindi, no, visto che tu comunque ti occupi di questa cosa e provi a specificare, diciamo, queste apparizioni, ok? Possiamo chiamarle così. Quindi noi li chiamiamo fantasmi, perché ovviamente noi, essendo un po', come posso dire, estranei all'argomento, li chiamiamo fantasmi. Anche se magari non è proprio quello, insomma, potrebbe essere anche un nostro sbaglio, una nostra illusione. Ma quindi bisogna avere paura di questi fenomeni, di questi fantasmi? O meglio, esistono fantasmi buoni, cattivi? Oppure, diciamo, cioè, nel mondo proprio del paranormale questa cosa e altre cose si possono indagare? Allora, intanto, come ho detto prima, sono all'incirca più di 10-12 anni che svolgiamo, diciamo, attività sul campo, e in 12 anni io sono qui a raccontarvi queste cose, quindi non è mai successo nulla di strano, anzi il 99,9% delle volte abbiamo sempre smentito tutti quei fenomeni che in realtà tutti pensavano fossero paranormali, ma in realtà poi erano fenomeni naturali o falsi positivi, come poi vi spiegherò magari più avanti. E comunque, in ogni caso, diciamo che, come ho detto prima, è sempre Hollywood che ci ha insegnato, no? Ad identificare magari il paranormale sempre a qualcosa di horror o qualcosa di negativo. Fondamentalmente, se mai esistesse qualcosa nell'aldilà, pensiamo sempre al fatto che comunque sarebbero state persone come noi, quindi più o meno quasi tutti siamo delle persone decenti nella vita, poi c'è chi più o meno, insomma, si comporta meglio o peggio, però comunque magari, ecco, pensare al fatto che quella persona che magari, tra virgolette, in festa, perché poi non sono termini che noi utilizziamo, magari viviamo in quel luogo, comunque un'attività paranormale, è una persona che come noi magari ha avuto un cane, una famiglia, quindi non c'è niente di cui, insomma, avete paura. Più che altro penso sia il fatto di non conoscere qualcosa, e quella è la paura stessa che poi, no? Diciamo, a livello psicologico magari facciamo un certo valore. Quindi possiamo dire, insomma, la paura è praticamente un po' l'ignoranza, sì, nell'argomento, no? Ok, quindi la paura è la paura stessa. Esatto. Ok, molto mazzurliana sta però sì. Vabbè, io penso che la voce mia si senta anche in camera, però no, insomma, se puoi tenere... No, non c'è l'infezione. Te lo tengo io. che gentiluomo, sempre detto io. Vabbè, la terza domanda invece è che nel tuo libro si parla moltissimo di fisica, e cerchi di dare sempre una spiegazione ragionale, ok? Scientifica, diciamo, a tutti questi fenomeni che ci hai raccontato, insomma. E non cerchi mai di mettere troppo, né troppo poco, né troppo in ballo il discorso religioso. Cioè, nel senso, tu non è che dici, ah no, è religione, oppure no, la religione non c'entra nulla. Cioè, lasci sempre comunque uno spiraglio aperto, ok? Ma pensi che forse ogni tanto questo discorso della religione può essere preso in causa?
Ma diciamo che il fatto di svolgere delle ricerche scientifiche mi impone una metodologia che praticamente è lo scetticismo. Diciamo alla base poi delle nostre ricerche ci sono proprio delle metodologie che comunque utilizzano anche loro gli scienziati, quindi poi diciamo ci sono tantissimi principi che uno dovrebbe seguire quando svolge magari un'attività di ricerca. Poi insomma molte persone appunto perché non seguono una metodica scientifica cadono in quelle che vengono chiamate fallacie logiche, quindi errori di ragionamento. Uno, giusto per fare un esempio, quando magari un credente ti dice spiegami perché non esiste il paranormale, io faccio a spiegarti qualcosa che non esiste. Cioè, la verità o la falsità di una proposizione è data dalle prove che ci sono, non dalla mancanza di esse, e questa viene chiamata fallacia logica, argomento ad ignoranzia, ma quindi tanto per citarne una. Come Simone già sa, perché ovviamente già ne abbiamo parlato in passato, le fallacie logiche sono molto usate anche dagli avvocati per portarsi, no, la ragione dalla parte loro. E perché? Faccio il solito esempio che faccio sempre. Christian, hai smesso di picchiare la tua compagna? Se tu mi rispondi sì, quindi prima la picchiavi, se mi rispondi no, la picchi ancora, quindi in ogni caso lui ha torto. Quindi questi errori di ragionamento possono passare come magari ragionamenti seri fatti bene, quando in realtà poi non è così. E questo è uno dei problemi principali anche di queste persone che dicono di essere esperti di fenomeni paranormali e poi in realtà non lo sono. E quindi qui anche diciamo il credere in qualcosa, non dico che è sbagliato, però comunque andrebbe diciamo pesato e bisognerebbe comunque ragionare più con una mente scettica. Capito? Premettendo insomma io non picchio la mia ragazza, sia chiaro, né prima né dopo né durante, perché non vorrei che poi qui qualche avvocato presente magari mi manda una querelina, insomma, anche perché è già tutto registrato, quindi insomma evitiamo. Comunque vabbè, tornando a noi, dal tuo libro ho appreso che servono degli strumenti che vedo che hai portato qui, no? Che sono insomma molto dettagliati e soprattutto in alcuni sensi, magari non so se sempre, infatti lo chiederò anche questo, molto precisi insomma sui fenomeni, e ovviamente servono per fare delle indagini e cose così. Però la domanda specifica è che ovviamente se ci puoi far vedere come funziona, ci puoi mostrare per l'appunto che cosa si tratta, perché obiettivamente visto così sembra la pistola che usano al supermercato, ok? Però in realtà non è così. Come vedere questo ragazzo con la giacca, Valletto. Il nostro Valletto, perché ovviamente le ragazze costavano troppo, quindi purtroppo devi stare accontentati. Ci abbiamo Simone sempre, noi ci abbiamo il riciclato, poi il prossimo chiamiamo Stefano, così risparmiamo pure sui nomi, è giusto, è così. E che ci farà vedere, insomma, poi ci spieghi tu nel frattempo come funziona. Sì. Ah, intanto sì, noi utilizziamo degli strumenti nelle nostre ricerche, perché ovviamente, a parte ovviamente perché servono per testimoniare quello che noi stiamo facendo in quel momento, quindi magari una videocamera o magari un registratore audio è una, diciamo, tra virgolette prova, no? E magari lì in quel momento non c'era nessun altro, comunque no, evitare manomissioni, no? Però comunque diciamo che ogni persona, ogni essere vivente ha dei limiti fisici. Questi limiti fisici magari possono essere ampliati tramite delle attrezzature particolari. Questa per esempio è una videocamera termica che permette di vedere il calore delle persone, e o magari una videocamera full spectrum. Questa è full spectrum, che significa tutto spettro, cioè che praticamente mostra tutto un range di frequenza che va dall'ultravioletto all'infrarosso, perché ovviamente la nostra vista non ci permette di vedere tutto il campo magnetico, solo un range di frequenza. La stessa cosa vale anche per i registratori audio, perché noi ascoltiamo soltanto un range di frequenza che va dai 20 ai 20 MHz,
tutto ciò che è sotto i 20 Hz ovviamente è infrasuono, quello che c'è sopra è ultrasuono. E allora occhio a quello che dici, dice il professore che già ho visto che puntava l'occhio, quindi stai attento. Questo, questo per esempio è un registratore audio, se è molto sensibile riesce a prendere tantissime frequenze, e noi utilizziamo questi qui perché sono i migliori. E poi ci sono i rilevatori di campi elettromagnetici che noi utilizziamo per controllare interferenze nell'ambiente dei campi elettromagnetici, perché questi sono molto importanti, non tanto perché come facciano per fanno vedere in televisione si accendono le lucine e quindi si accendono le lucine, quindi magari uno pensa no, che ci sia il fantasmino come fanno magari in TV. No, questi sono utili perché è stato provato scientificamente che altissimi aspetta un attimo una cosa per me. Perché i campi elettromagnetici, se sono molto alti, possono causare un senso di presenza, un malessere fisico, e quindi molte persone magari sono convinte, no, di essere osservati o magari di stare male perché lì c'è una presenza, in realtà magari sono i campi elettromagnetici in quell'ambiente, quindi noi controlliamo che l'ambiente insomma non sia nocivo. E questo è quello che diciamo, forse chi già conosce l'ambiente, no? È il K2, è famosissimo. Questo è uno strumento monoasse, costa pochissimo, costa una cifra esorbitante, anche se qua adesso i prezzi sono alzati solo perché è uno strumento famoso. E questo è l'unico strumento che lo fanno vedere che serve assolutamente, quando in realtà non serve a niente, perché essendo un monoasse, quindi monodirezionale, questo rileva i campi elettromagnetici solo nel momento in cui tu praticamente lo punti nella direzione giusta. Ovviamente tu non sai in quale direzione sta il campo elettromagnetico e quindi è praticamente inutile, cioè sono falsate le registrazioni. Metti questo qui, che è un modello sempre digitale, questo qui è molto più preciso perché è triasse, quindi riesce a coprire tutta in tutte le direzioni, esatto. Poi qui c'è un Geofon, che vabbè, questo è semplicissimo, che se c'è ci sono delle vibrazioni comunque si accende, c'è del colore, sì. Quindi magari tante volte le persone raccontano, no, che magari ci sono oggetti che si sono spostati, poi magari c'è il tram magari che passa nelle rotaie, ci sono delle vibrazioni, magari gli oggetti cadono per quel motivo perché magari non stanno messi bene. Esatto. Però ci sono diversi colori, per quale motivo? Perché magari è più vicino. Sì, più no, vabbè, sì, esatto, sì, la densità, no, Poi ci sono, vabbè, questo è un termometro infrarossi. Questo è quello che dicevo che assomigliava un po' alla pistola del supermercato. Questo, però già diciamo che cambiamo pure un po' il discorso dei prezzi, immagino. Sì, no, beh, diciamo che questi comunque sono strumenti che non nascono per le ricerche paranormali, ma sono strumenti per utilizzare per altri motivi, ovviamente, che noi utilizziamo, cioè adattiamo, no, alle nostre necessità. Perché fondamentalmente noi non cerchiamo fantasmi, noi cerchiamo di in realtà sfatare o comunque di capire il fenomeno. Questo ha le stesse funzioni della termocamera, la differenza è che quello costa 1.200 euro. Come spiega Simone, però? Allora, questo è un igrometro, questo è utile per conoscere l'umidità presente nell'ambiente. Questo teoricamente è accoppiato con il termometro infrarossi, perché ovviamente tipo il termometro me lo ripassi un attimo, quello giallo. Questo qui praticamente quando... Vedi, è comodo, scusa se ti interrompo, è comodo perché c'hai qui Simone, tutte e due la notte. Esatto, vedi, così almeno uno te la passa la roba, no? I tanti errori che si fanno quando si utilizzano questi strumenti, ovviamente chi non li conosce, è che questo ovviamente funziona che lo punti diciamo nella direzione interessata,
e calcola il valore del, insomma, la temperatura del, dell'oggetto a, diciamo, a 2 punti. Il problema è che... Ma sono l'oggetto oppure la zona? No, no, l'oggetto, la zona, il punto dove, insomma, lo hai puntato. Il problema qual è? Che se tra lo strumento e magari la gamba di Simone qui passa dell'umidità, la lettura viene falsata, quindi c'è un margine di errore, un campo di tolleranza, e quindi, diciamo, per sapere se ci sono interferenze viene utilizzato appunto questo sigrometro che ti dice quanto, diciamo, umidità c'è, no? È presente nell'ambiente, e quindi sai se il valore diciamo può essere fallato oppure no. In quest'altro invece vedi la, diciamo, il vento, questo qui infatti c'è una specie di come possiamo chiamarla? Una ventolina. Questo invece è un luxometro che sembra un telefonino vecchio. Sì, sì, insomma, esatto. Questo, vabbè, calcola, insomma, la densità della luce, mentre quest'altro è un fonometro e ti dice in tempo reale quanti decibel sono presenti nell'ambiente. Quindi questo è anche utile per ti, come testimonianza, no? Perché magari tu stai registrando qualcosa, no? Magari una sessione di registrazione di VB, che poi magari c'è, cioè, come domanda. Ci arriviamo, insomma, in seguito, sì, con calma. E niente, praticamente sì, magari, ecco, i suoni sono al di sotto dei 40 decibel, ovviamente è un ambiente comunque tranquillo, non c'è. Non ci sono rumori forti, quindi questo potrebbe testimoniare il fatto che magari lì in quel momento non c'era niente. Ok. Ok, sono finiti tutti quanti? Sì, okay. Sì, sono quelli più importanti. Ah, ok, perfetto. No, perché io ho visto Simone che portava roba, continuava a portare. Quanta roba c'è dentro la valigetta? Ma quella è roba, quello è solo una valigetta. Cioè, perché credo che c'hai i collaboratori che portano tutta sta roba. È una delle tante. È una delle tante valigette. Ok, mi sembra giusto. E comunque, vabbè, tornando un attimo nello specifico nel libro, no? Praticamente ho letto che parli anche di molta, diciamo, è brutto parlare degli altri, per carità, però c'è molta malinformazione su questo argomento, ok? Ci stanno i cosiddetti ciarlatani che parlano per l'appunto di questo e quest'altro. Nell'ultima volta, insomma, che sono venuta alla tua presentazione, ci ha visto la presentazione l'altra volta, ne abbiamo parlato di questi fenomeni, no? E nello specifico della gente che, insomma, si diverte a far passare per chi magari come te o altre persone si impegna a pieno per dare una specifica, diciamo, valutazione di questi eventi, magari si diverte a creare eventi finti. Ma possono essere veramente finti, nel senso scambiati però per eventi reali? Allora, questi sono praticamente i falsi positivi che avevo accennato poco fa. Si chiamano falsi positivi perché ovviamente sono fake, sono cose non vere, quindi non sono fenomeni paranormali, ma vengono scambiati per positivi, quindi per fenomeni paranormali. Sì, alcuni, diciamo, come hai detto tu, sono ciarlatani, quindi magari hanno questo scopo di lucro dietro a queste immagini, questi suoni, queste cose qui. Altri invece magari li creano inconsapevolmente. Infatti io adesso volevo guardare magari qualche immagine, così magari li creano. Allora, questo è uno dei tanti falsi positivi che, diciamo, più famosi, perché diciamo, la maggior parte delle persone che si approcciano al paranormale e ovviamente non hanno mai fatto degli studi approfonditi, diciamo, si sbagliano sempre e scannano la pareidolia per qualcosa che è paranormale. La pareidolia che cos'è? È un'illusione subconsciente che tende a ricondurre a forme note oggetti o profili naturali del tutto casuali. Cioè, come vedete nella prima immagine, ci sono... Sì, quello è una cassa di uno stereo, delle prese, insomma, tutte immagini dove comunque si vedono dei volti. Ovviamente qui riconoscete che quella è una tazzina, che quella è una lavatrice, che quella è una presa elettrica, quindi non ci vedete niente di strano. Però se poi andiamo avanti, magari vediamo quest'albero dove succede lo stesso fenomeno, cioè sono delle
delle ombre che comunque creano questo volto, già lì diciamo uno vede un volto, no? Quindi scambia per qualcosa che non è, perché comunque sappiamo che anche quello è un albero. Quest'altra foto non so se si vede bene, comunque c'è una finestra qui in città, in questo punto si riesce a avere comunque due occhi, un naso, una bocca, diciamo che intravede un volto. Sì, intravede un volto, ma non è perché questo dovrebbe essere un volto paranormale, quando in realtà nelle altre immagini non è paranormale. Quindi ovviamente è lo stesso fenomeno, solo che lì è più credibile perché magari è un vetro di una casa comunque abbandonata, quindi diciamo c'è quella suggestione che magari porta a pensare che sia paranormale. Quindi giustamente, come al solito, l'immagine se è bella, sì, è tutto bello, se è brutto quindi è... Sì, poi questo accade perché comunque il nostro cervello ha una zona che è adibita proprio al riconoscimento dei volti, quindi non importa se quella persona è vera oppure no, oppure è un oggetto, l'importante è che ci siano un insieme di ombre che comunque ricordano magari gli occhi che stanno a tre quarti del viso, quindi delle informazioni vaghe casuali. Questi invece sono gli orbs, che questi vabbè si trovano spesso nelle fotografie, sono delle sfere luminose che si creano quando nello scatto della fotografia il flash riflette su un polviscolo, magari un insetto. Quelli a sinistra, che sono tondi, precisi, sono particelle di polvere, comunque pioggia, mentre queste a destra, che hanno delle forme un po' più strane, un po' più a serpentello, queste invece sono insetti. E poi diciamo spesso vengono anche scambiati per farine, perché il movimento delle ali ricorda quello delle farine, poi hanno anche figure, si creano anche figure antropomorfe, quindi vengono anche scambiati per farine, quindi insomma è stata una cosa in questo che... caso c'è anche la bella che volete, in questo caso in alto a sinistra si vede tipo una figura evanescente, no? Questa qua, esatto, che in realtà ecco, per esempio con questo ci giocano molto quelle persone che creano appositamente, no, dei fake, e quello in realtà è lo stesso fenomeno diciamo degli orbs, no? Quindi un oggetto che si trova davanti all'obiettivo che riflette la luce del flash. In quel caso è la cordicella che in genere si attacca, diciamo, alle videocamere, macchine fotografiche, okay, per farle cadere, no? Che si illumina e quindi si creano queste aureole o queste figure evanescenti. Adesso voi vedete una luce così, insomma, non mi sembra niente di paranormale, però se magari qui ci fosse stata una lapide e magari sopra si vedeva un oggetto fluorescente o comunque evanescente, giustamente uno con la mente viaggia e quindi... Certo, poi viene montata insomma anche un po' l'immagine. Sì, beh, ci mette una storia sopra, quindi certo. Giustamente il fenomeno delle luci a spirale. Questo fenomeno è causato dall'otturatore della macchina fotografica che rimane aperto per tutto il tempo dell'esposizione fotografica, e praticamente qualsiasi luce è presente nell'immagine ha questo effetto, diciamo, un po' a spirale, a serpentello, no? E anche questo viene spesso fuso, un raggio di sole che crea questo effetto un po' sempre evanescente. È questo qua. Esatto, no, okay. Effetto evanescente, ma niente di strano, e mi scambiano anche quello che fare normale. Vabbè, poi c'è la classica doppia esposizione. La classica doppia esposizione che si usava, no, all'epoca con Mumler, stato il primo spiritista che, diciamo, mostrava foto di entità che poi in realtà erano fotomontaggi. Okay. Questo ovviamente già oggi, diciamo, è più facile da smascherare, perché poi le immagini vengono sottoposte, no, a delle analisi, i famosi metadati, nei quali praticamente sono stati manipolati tramite questi programmi qui, che comunque sono facilmente reperibili anche su internet, perché poi tante volte succede questo, che le persone provano, no, a, diciamo, scattano una fotografia, vedono qualcosa di strano, poi magari la modificano loro stessi per cercare di capire qualcosa.
magari zoomano troppo, ingrandiscono l'immagine, quindi la sgranano per cercare di studiare. Esatto, quindi che succede? Che loro stessi invalidano quella che poteva essere una prova. Quindi, insomma, adesso un attimo per uscire un po' dal seminario, no? Diciamo che noi ci conosciamo da parecchio tempo e questo è appurato, però la prima volta che ci siamo rivisti mi hai parlato un sacco di cose, mi hai detto che stavi preparando questo libro, che era ancora, diciamo, non in fase finale, però insomma ci mancava poco, stavi ancora completando le ultime cose e niente. Però prima di questo, comunque, tu hai scritto e continui a scrivere articoli su delle riviste che comunque si occupano, diciamo, del settore, e poi hai fatto anche interviste particolari anche a, diciamo, delle persone straniere che si occupano di questo e di altro. Magari ci puoi raccontare pure un po' questo, insomma, magari per capire un po' meglio anche Stefano Ranucci oltre il libro. Sì, beh, diciamo, come ho detto prima, all'incirca sono circa anni gli anni che collaboro con delle riviste nazionali, e quindi, diciamo, in prima persona mi reputo comunque un ricercatore, comunque qualcuno che a cui piace studiare e comunque analizzare, no? E scoprire cose nuove. E ovviamente tramite queste riviste ho avuto la fortuna magari di conoscere tantissime persone che in vari settori, perché poi ovviamente non mi occupo solo di paranormali, quindi anche magari di altre cose interessanti, comunque archeologia, comunque misteri in generale, quindi la scoperta, ufologia, criptozoologia, insomma comunque vari argomenti, e quindi ho avuto anche l'occasione di conoscere persone illustri anche, diciamo, in altri ambiti. E questa cosa è per me stata fantastica, perché comunque conoscere magari il migliore di ogni settore comunque ti permette di crescere anche più, diciamo, di più. E poi immagino che è stato anche utile per te, sì, anche per i miei studi personali, ovviamente, certo. Perché comunque a me piace comunque informarmi di qualsiasi cosa, quindi diciamo che non lo smette mai di crescere, quindi è una cosa importante. Sì, anche ho avuto anche l'occasione di fare interviste internazionali. Quella mi era rimasta impressa perché c'aveva un nome impronunciabile. Sì. Me lo ricordo, perché poi la cosa bella, la nipote di Conio Gil, la cosa, a parte, diciamo, adesso a parte tutto, quando abbiamo parlato quella sera, il discorso di come me l'ha spiegato lui l'ha riempito veramente di enfasi, come quello che, diciamo, stai spiegando adesso. Però si vede che ci metti tanto impegno, tanta voglia, perché poi l'hai detto pure prima, sono quasi 10 anni. Sono piccole soddisfazioni, perché, quindi insomma, cioè per me è una cosa, no, cioè, veramente è una cosa. L'intervista che dice Cristian, veramente è l'intervista che è stata fatta alla nipote Conio Gil. I Conio Gil sono stati il primo caso di ufologia di abduction più fortemente pubblicizzato dagli Stati Uniti d'America, quindi il primo caso di abduction della storia, quello più importante. E ovviamente questa signora, che è la nipote, diciamo, è stato bello comunque intervistarla, perché poi sono passati tanti anni da quel caso di abduction, quindi comunque è anche bello poi ricordare anche queste persone, perché comunque a parte, insomma, il caso di cui, insomma, sono famosi, poi hanno fatto anche tante altre cose importanti. Però certo. Comunque giusto per citare, no, vabbè, era solo perché comunque detto, sì, perché a me era piaciuto, mi era piaciuto parecchio il modo in come l'ha raccontata. Poi ecco, l'hai spiegato tu adesso, cioè era, sì, beh, una cosa particolare, una cosa particolare, era giusto, una, insomma, cosa divertente anche. Perché poi, no, se ti ricordi bene, no? Mi ricordo, è stato molto divertente il racconto e tutto. Sì, vabbè, perché poi qua, se vogliamo raccontare cose divertenti che abbiamo fatto io e te, è meglio andare avanti, perché sennò qua va a finire male. Diciamo che c'è stato un colloquio tra me e questa signora, e ovviamente lei è madrelingua, io no, quindi insomma un inglese un po' maccheronico, quindi è stato un po' una cosa divertente. Però l'importante è che comunque vi siete capiti, no? Sì, quella è la cosa importante. Magari lei si occupa di tutt'altro adesso, dice, no, dopo questo incontro. No, una domanda semplice. Ok, molto, una risposta brevissima praticamente. Ecco, possiamo andare avanti. Grazie. Ok.
No, allora, tornando al libro, no? Hai fatto tante esperienze sul campo. Brevemente, quella che ti ricordi di più, quella che magari è stata quella che ti ricordi meglio, insomma. Le esperienze che abbiamo avuto tante. Diciamo che quella magari che più eclatante o che comunque mi piace ricordare di più è quella che diciamo ci ha permesso anche di arrivare in finale al premio nazionale di ricerca del Ministero. E siamo stati qui vicino, tra l'altro, al Casale delle Carrozie, e abbiamo fatto appunto una ricerca, no? Parapsicologica. Questo infatti ti chiedo di non addentrarti troppo, perché è parte della domanda successiva, quindi magari fai una descrizione breve. Sì, no, beh, diciamo che la cosa importante è per la quale ci differenziamo da molti altri gruppi, perché spesso, no, tutti quanti vanno nel luogo in cui c'è l'avvenimento strano, è morto qualcuno, invece noi in realtà raramente andiamo in posti dove poi è successo qualcosa. Quindi portate il morto direttamente da casa? Sì, impacchettato. Ecco, adesso si spiega che cosa serve Simone. È una cosa questa, secondo me, importantissima, perché perché poi ovviamente nel libro poi sono le nostre teorie riguardo, no? E comunque diciamo noi facciamo ricerche in qualsiasi ambiente, non solo in quelli dove diciamo è successo qualcosa, comunque c'è un resoconto magari particolare. E in questo caso appunto non c'era nulla di strano, non c'erano avvenimenti particolari, non c'erano neanche notizie particolari su internet, quindi un posto sconosciutissimo, e invece è stato uno dei casi migliori che abbiamo fatto, perché poi abbiamo trovato qualcosa. E infatti, ecco, per l'appunto, è questa indagine che abbiamo fatto al Casale delle Carrozie, e abbiamo fatto sia comunque una bonifica ambientale, quindi abbiamo registrato tutti diciamo quei valori ambientali, no, che c'erano in quel momento. Quindi parliamo di temperatura, campi elettromagnetici, umidità, insomma, tutte queste cose qui. E ovviamente era tutto nella norma, come dovrebbe essere. E in più abbiamo fatto delle sessioni di EVP. Le sessioni di EVP che cosa sono? Sono delle sessioni di registrazione nelle quali praticamente noi poniamo delle domande a quelle presunte entità che dovrebbero esserci in quel luogo. Ovviamente presunte entità, perché comunque, come ho detto prima, abbiamo scritto delle teorie, ma ovviamente fisica teorica, non è niente di strano, comunque di pseudoscienza, di niente di particolare. Comunque, facendo queste registrazioni abbiamo appunto fatto queste domande a queste entità. Ad ogni domanda abbiamo lasciato alcuni secondi per ricevere una risposta, che in quel momento ovviamente non si è sentita, ma solo in un secondo momento noi, riascoltando la registrazione, abbiamo trovato degli audio, diciamo, interessanti, delle risposte a quelle domande, risposte che poi tra l'altro erano coerenti alle domande. E ovviamente è una cosa interessante, perché poi sono state fatte degli studi solo a queste registrazioni, e ovviamente nel luogo erano presenti delle videocamere, quindi a testimonianza del fatto che non ci fosse nessuno che comunque ha invalidato la ricerca. E poi sono state fatte le analisi biometriche su quelle voci registrate, ed è risultato che queste voci avevano appunto delle caratteristiche della voce umana, ma che in realtà erano prive delle formanti. Diciamo, questa è la cosa più importante, perché se questa voce è priva delle formanti, quindi delle corde vocali, non può essere prodotta da un essere umano, e quindi da chi è stata prodotta? Non può essere pareidolia, perché ovviamente le caratteristiche della voce umana ci sono, non può essere pareidolia, perché comunque sono risposte a delle domande specifiche. Quindi noi non diciamo che quella è la voce di un'entità o di un fantasma, sia chiaro, però la chiamiamo anomalia. E adesso ve la faccio sentire. Certo, perché giustamente se non c'è nessuno oltre voi che parla, ovviamente non è che, insomma. Però ecco,
tornando al discorso magari precedente, nel frattempo che ci fai sentire, questa è l'unica cosa che comunque possiamo condividere con i vari programmi che vediamo in televisione, cioè nel senso quella, l'atto di quella ricerca, cioè il fatto che comunque utilizzano gli strumenti, sentono le voci che poi sicuramente magari saranno amplificate e anche un po' corrotte, tra virgolette, però magari il procedimento è simile. Diciamo di sì, perché poi comunque, ti ripeto, ci sono delle cose che andrebbero seguite alla lettera quando uno svolge una ricerca, come per esempio se noi registriamo questo, facciamo finta che sia un registratore digitale, se noi lo teniamo in mano, comunque lo muoviamo, ovviamente facendo questo movimento, il vento, comunque facciamo vento, il vento viene registrato dal registratore, quindi creiamo rumore di fondo. Questo rumore di fondo ovviamente disturba e può essere scambiato per un altro rumore, oppure se io magari lo passo da una mano all'altra, solo per il fatto di averlo toccato con un'altra mano, faccio un rumore, questo tocco, questo colpo viene registrato, quindi comunque la registrazione in per sé è invalidante, cioè così è, ovviamente non è una registrazione pulita. Ovviamente poi ci sono anche dei materiali apposta dove non è che posso mettere un registratore magari su un materiale metallico, perché magari certo che ha delle sue vibrazioni, cioè, sue cose, esatto, perché poi sappiamo, no, che il suono è un'onda, quindi chiediamo conferma al professore, è interessante, professore, anche questa cosa qui, no? E professore conferma, e spesso e volentieri appunto sono loro che, io ho visto dei video allucinanti dove questa persona registrava questa sessione di EVP e poi quel dito, no? Perché questo non so per quale motivo era agitato, faceva sempre così questo registratore, puntualmente quando faceva domanda e aspettava la risposta faceva così con il dito. Ah, okay. E lui giustificava praticamente questo colpo come se fosse un fenomeno paranormale, perché poi si rifaceva a che cosa? Allo spiritismo e alle sorelle Fox, le famose sorelle Fox, alla dittologia, no? Che è stato il primo metodo di comunicazione spiritista, il famoso detto, no? Se magari avete mai sentito, se ci sei batte un colpo, quindi una comunicazione antica però ritrasformata in versione moderna con registratori, dove poi se vedeva lui in un secondino faceva così. In questa registrazione sentirete la mia voce, nella quale farò delle domande e dirò sei un uomo o una donna. Quando diciamo dico sei un uomo o una donna, dopo c'è la risposta e si sente diciamo il suono anomalo. Ovviamente all'inizio magari si sentirà poco, perché teoricamente andrebbero ad ascoltare questi suoni con delle cuffie, però diciamo che ma fargli ascoltare un po' a tutti con le cuffie sarebbe un po' un esatto problema. Fortunatamente diciamo ho anche amplificato un po' il suono, quindi lo faccio sentire prima come era originalmente, okay. Poi vai, filtrato e poi amplificato. Sei un uomo o una donna? Vabbè, ti ho sentito poco perché ovviamente questo è il file originale. Questa era quindi adesso lì al casale delle carrozze, esatto. Okay. Adesso viene in realtà filtrato, quindi viene tolto il rumore di fondo, o comunque gran parte del rumore di fondo, e viene evidenziata solo la parte interessata. Come ti chiami? Sei un uomo o una donna? Perché ti sei ancora in questo posto? Adesso lo amplifico e si sentirà sicuramente meglio. Quindi è sempre quella, solo però un po' più amplificato. Sì, esatto. Perfetto. Come ti chiami? Sei un uomo o una donna? Perché ti sei ancora in questo posto? E si sente una donna, adesso si sente per tre volte di seguito solo una donna. Ora magari non era il massimo della qualità audio, però comunque più o meno insomma era, diciamo che si è capito, sì, che c'era qualche cosa, c'è anche l'altro audio, questo
Ma questi comunque si possono trovare li ha messi su YouTube questi video? Sul tuo canale? Sì, sì, certo. Perché magari chi vuole vedere, se c'avete le cuffie, poi magari sì, c'è un po' a casa. YouTube, c'è anche la pagina Facebook. Magari questi contatti diamo. Sì, sì, no, poi so, quindi... a fine presentazione. Ah, ecco, giusto, perché non ci dimentichiamo che il buon Stefano ha preparato un omaggio per tutti per quanto riguarda la presentazione del libro suo, e poi c'è anche un altro omaggio che da parte di tutte e due, insomma, sì, sì, per essere per aver partecipato, cioè, diciamo l'ultima domanda che ti riguarda, però io ci tengo particolarmente e ho fatto proprio la sorpresata perché sai che a me piace fare queste cose. L'ultima domanda voglio che te la legga il professore. Perché ricordiamo, per chi non c'era prima, lui era il nostro professore alle superiori. Grazie. Ecco. La domanda numero 10. Purtroppo per il super ospite non c'è. Caramba, che sorpresa, non l'ho potuto fare. La domanda numero 10. Allora. Chiedo la giure sì, come sì, ti sì, questa è una domanda che ne contiene un po' dentro. Quale parte del tuo libro è stata complessa nella scrittura, se c'è stata? E secondo Stefano, esiste il paranormale? Esiste l'aldilà? Quesito plurimillenario per te. Dove andiamo dopo la morte? No, aspetta. È uguale. Questo però vorrei dire che non è farina del mio sacco, ma c'è scritto qua dietro. Esiste qualcosa oltre il trapasso? Dove andiamo? Dove andiamo? Io dico solo questo, l'importante è che se andiamo a qualche parte basta non andiamo a lavorare, perché abbiamo dato giustamente. Mo adesso lascia perdere Stefano che fa ricerche, che fa cose, che fa quello, che fa quell'altro. Stefano Lanucci in qualità di persona, cioè per te esiste ovviamente senza magari entrare insomma in dettaglio, però diciamo una risposta semplice, cioè tu a uno che ti dice così, ma tu ci credi nel paranormale? Allora intanto rispondo alla prima domanda, visto che erano più di una. Sembra giusto. La parte più complicata del libro in realtà non è che c'è stata una parte in particolare. Diciamo che comunque scrivere un libro è difficile di per sé, perché comunque soprattutto quando poi si tratta di un saggio, perché ho cercato comunque di mantenere un linguaggio molto semplice, anche se poi tratto comunque una tematica molto complicata, perché poi la fisica quindi è un po' difficile anche da spiegare, no? Ho cercato comunque di farla, diciamo, in maniera tale che potessi, cioè, che tutti quanti insomma potessero leggerla e capirla, diciamo, di primo sguardo. Certo, perché magari giustamente dall'altra parte non sapevi se sì, perché poi a me capita spesso magari, no, che quando parlo di argomenti che conosco bene magari do per scontato, no, che magari certi termini insomma tutti quanti li conoscono, ma in realtà non è così. E poi si finisce poi per finire in quella che poi diventa la pseudoscienza, perché quando tu devi per scontato che qualcuno solo perché dice dei paroloni allora dica la cosa giusta, poi tutti danno per scontato che quella sia giusta e la spiega a un'altra persona, poi l'altra persona magari l'ha capita ancora peggio, e quindi poi il messaggio principale viene travisato completamente, come al solito. E invece Stefano che ci dice su questo paranormale? Esiste, non esiste? È un po' una favola tipo Babbo Natale? Nel libro parlo comunque di alcune teorie interessanti che poi sono state anche, diciamo, avvalorate in un certo senso anche da altre persone, da altri studi che poi, no, sono stati fatti anche, diciamo, recentemente. È stata scoperta, diciamo, questa luce che viene chiamata luce pesante e che composta da delle particelle messaggere, vengono chiamati dalla fisica bosoni. Stai sviando la domanda. No, perché c'è, stai entrando nel dettaglio. Deve essere più terra terra. Più terra terra. Per Stefano, esiste il paranormale, sì o no?
non fa come quando venivamo interrogati dal professore che per magari per far vedere che avevamo studiato raccontavamo il capitolo precedente come i cartoni animati o nei sali di TV, capito? E dicevi no perché questo argomento l'abbiamo fatto. No, vabbè, è una non sì è... o no? Vabbè, non c'è voto, non c'è voto, non te metto il voto. Tranquillo. Sì. No, è no, vabbè, voglio specificare il fatto che per me paranormale non è quello che magari viene inteso magari secondo magari religione cristiana. Credo sì che esista qualcosa, cioè esista dell'aldilà, ma non penso che sia qualcosa di magico, comunque di esoterico, comunque di religioso. Perché io ovviamente credo che la scienza possa spiegare qualsiasi cosa, e che anche se non ci riesce in questo momento potrà magari in un futuro, perché no? Quindi non anche per, non, ovviamente non è che sono uno scientista, perché poi si finisce che magari vengo diciamo catalogato come scientista, che in realtà pensano che la scienza sia onnipotente. Non è questo, perché come ti ripeto, come ho detto prima, comunque sono una persona che utilizza un metodo diciamo scettico. E scettico insomma è una parola che andrebbe pesata, perché certo, un conto una persona si definisce scettica in base a delle conclusioni già accertate, da una persona che invece è scettica perché secondo me è ovviamente diciamo che comunque allora visto poi... che tu hai detto in futuro sarà così, allora io questo ti dico che fra 10 anni quando ci rivedremo, no pure prima ovviamente, però fra 10 anni quando ci rivedremo sarà futuro con un nuovo libro magari, e soprattutto forse mi potrei dare risposta. A volte ritorno. A volte ritorno. Intanto un grande applauso.